Bene, riprendiamo i nostri lavori con la seconda audizione in programma, per cui chiamo il dottor Dario Miedico e la dottoressa Gabriella Lesmo, se sono già presenti, sì, perfetto, qua al banco dei relatori. Audizione richiesta da parte del Movimento 5 Stelle, se non ricordo male, prima firmataria è la Presidente Macchi, però vado a memoria, non ne sono certo, non si offenda un altro dei membri se non era lei la prima firmataria, lungi da me, che hanno anche richiesto di poter riprendere questo tipo di audizione, nulla osta, anche perché faccio sempre notare che è già attivo il circuito di ripresa dei lavori della Commissione, per cui assolutamente nulla osta, solo un attimo che i nostri auditi si sistemano, devono aprire l'audiovisivo. Chi parte? Ok, perfetto, per cui passo subito la parola al dottor Dario Miedico. Prego. In basso a sinistra c'è un tasto rosso. Bene. Grazie. Io sono un medico, ormai coi capelli bianchi, faccio il medico da avvicinarmi un po' di più. Va bene. Sì. Sono stato invitato a parlare oggi molto sinteticamente del problema delle vaccinazioni. Io sostengo con l'associazione di cui faccio parte, che è Medicina Democratica, e altre associazioni che si battono per la libertà delle vaccinazioni, sostengo che le vaccinazioni debbano essere assolutamente facoltative, libere, ma non solo, anche assolutamente informate in modo, nel modo più completo possibile. Oggi le vaccinazioni sono obbligatorie e questo già di per sé comporta un rischio non indifferente per la salute, perché per moltissime persone il fatto stesso che siano obbligatorie è un modo per quasi garantire che non possano costituire un rischio per la salute. Questo è contraddetto solo anche da una legge dello Stato, la legge 210, che invece prevede un indennizzo per chi è danneggiato dalle vaccinazioni. Questo significa che le vaccinazioni possono produrre un danno alla salute, per cui non hanno soltanto una funzione benefica. E io personalmente ritengo che in passato alcune vaccinazioni abbiano anche avuto una funzione benefica, per cui abbiano migliorato le condizioni di salute, ma sulla base di tutto quello che ho verificato, poi con i grandissimi limiti individuali con cui ho potuto fare queste ricerche, perché evidentemente non sono ricerche che vengano favorite dalle ditte farmaceutiche o sponsorizzate da qualcuno, in quanto penso sia superfluo dirlo, ma lo devo dire lo stesso, dietro alle vaccinazioni ci sono interessi economici giganteschi delle ditte farmaceutiche che li producono a bassissimi costi e invece li rivendono. Basta vedere l'antipapilloma virus, l'ultimo vaccino che è messo in giro, a costi che sono veramente al di là di qualunque. E per cui anche come cittadino avrei molto da dire sul fatto che si diano tutti questi soldi per vaccinazioni quantomeno discutibili. Entrando nel merito invece del discorso che sono qui per fare, ho potuto verificare, perché io sono medico legale, oltre che medico specialista in igiene ed epidemiologia e anche in medicina del lavoro, per cui mi sono sempre occupato dei problemi delle vaccinazioni ed anzi, quando sono stato un giovane medico appena laureato,
ero coordinatore dei servizi di prevenzione di un territorio a fianco a Busto Arsizio e per cui mi sono occupato anche molto a fondo delle vaccinazioni. Poco per volta, allora la prima verifica che ho fatto sul mio territorio era che erano ancora obbligatorie le vaccinazioni antivaiolose, l'antivaiolosa praticamente, quando il vaiolo era già stato dichiarato dall'OMS eradicato dal mondo. Per cui mi sembrava veramente assurdo che dei bambini fossero esposti alla vaccinazione antivaiolosa, che io avevo verificato di persona che era pericolosissima, con danni enormi, perché avevo fatto il medico scolastico alla scuola Negri, che a quei tempi era una scuola per bambini, la scuola degli spastici si diceva. Bene, in questi bambini, dopo le vaccinazioni in generale e l'antivaiolosi in particolare, venivano sempre fuori disturbi gravissimi, riacutizzazioni, eccetera, eccetera. A quei tempi, e vi sto facendo una storia che vi annoierà, ma comunque, era medico condotto di Milano il professor Suzzivalli, mi ricordo ancora, per cui io scrissi a Suzzivalli dicendogli che mi sembrava assurdo vaccinare questi bambini perché non aveva senso, dato che tutte le vaccinazioni potevano, anzi costituivano un rischio. E io l'avevo verificato sperimentalmente sul posto, perché le vaccinazioni le facevo io a questi bambini in questa scuola speciale. E allora Suzzivalli mi mandò un esonero per tutti i bambini di questa scuola, che per cui non vennero più vaccinati. Ma a prescindere da questo episodio ormai storico, perché è roba di quasi 40 anni fa, io ho continuato a occuparmi di vaccinazioni sul territorio vicino a Busto Arsizio, ma poi soprattutto molti genitori si rivolgevano a me e ho potuto verificare di persona la pericolosità delle vaccinazioni, specialmente la pericolosità delle vaccinazioni fatte senza una visita adeguata prima della vaccinazione, senza un'adeguata informazione ai genitori, eccetera, eccetera. E bisogna dire che allora le vaccinazioni erano proprio poche. Ancora oggi le vaccinazioni obbligatorie, per fortuna, secondo me, sono poche. Ma ci sono quelle fortemente raccomandate e a questo punto, mentre prima un bambino si faceva 4 o 5 vaccinazioni nei primi 2-3 anni della sua vita, oggi invece un bambino nei primi 2-3 anni della vita si fa qualcosa come 24-26 vaccini quando gli va bene. E secondo me è questo il primo aspetto di grave rischio. Per cui se un bambino può superare, perché è fortunato, senza danni particolarmente rilevanti, 4 o 5 vaccinazioni, ben difficilmente supera ben 25 vaccinazioni allo stesso modo. Poi i disturbi da vaccinazione, le malattie provocate dalla vaccinazione, che di solito sono forme neurologiche, ma non solo, perché io ho visto addirittura forme di alopecia, ho visto diabeti infantili, ho visto, cioè, bene o male, mi spiace dover parlare da medico comunque, le patologie, cioè il vaccino ha un'azione che viene a costituire un atto, diciamo così, sull'apparato immunitario del bambino. Questo significa che la maggioranza delle vaccinazioni possono provocare un danno proprio con una patologia autoimmune, che può essere anche una patologia neurologica, ma non soltanto. Per esempio può essere un diabete infantile, e il diabete infantile è chiaramente un diabete su base autoimmune. Io ne ho potuti verificare recentemente 3 casi anche per la vaccinazione antipapillomavirus, alla quale vengono sottoposte bambine, adolescenti di 12, 11, 12, 13 anni. E per cui, insomma, questo per sintetizzare, io di danni da vaccinazione proprio ne ho visti tanti. E se io
come medico singolo, non legato a nessuna grossa né associazione né ente medico né altro, se ho visto così tante situazioni di danno da vaccino io solo, posso immaginare che il numero dei danni sia un numero veramente enorme, ma la gente non è informata neppure sui rischi provocati dalle vaccinazioni. E per cui quando si manifesta il danno, un genitore si rivolge al suo medico curante e gli dice: ma cos'è successo? E se per caso ipotizza che sia stato il vaccino, viene aggredito: ma tu sei pazzo, i vaccini non fanno niente, vedi, sono anche obbligatori per legge, per cui posso... Insomma, la disinformazione su questo è assoluta e totale. Addirittura le associazioni dei genitori con cui io collaboro mi hanno fatto presente che negli ambulatori dove vengono praticate le vaccinazioni non è neppure esposta la legge 210 del 92, che è la legge che prevede l'indennizzo. Ora, dovrebbe essere esposta per legge, ma capite che se viene esposta una legge che dice che ci sono rischi da vaccinazione, il pericolo è che uno si faccia delle domande, e per cui facendosi delle domande dica: oh, ma perché devo vaccinare il mio bambino? Io lo vaccino per difenderlo dalle malattie, però lo espongo a delle malattie. E già una domanda del genere in un genitore si vuole che non ci sia assolutamente, e per questo negli ambulatori non è nemmeno esposto, come previsto per legge, la legge 210, perché almeno farebbe ragionare un poco questi genitori sui rischi e non solo sui benefici. Ora, il mio discorso non vuole essere generico contro le vaccinazioni. Personalmente ritengo che i vaccini abbiano avuto un ruolo importante per la salute delle popolazioni e che ce lo abbiano magari ancora, insisto sul magari, ancora in altri territori del mondo. Mi riferisco all'Africa, zone particolarmente depresse, povere. In questi casi la fame abbassa terribilmente le difese immunitarie e per cui i vaccini diventano pericolosissimi. Però io capisco che se uno dice: ma se noi col vaccino salviamo 100 bambini dalla polio, se poi anche ne muoiono 10 per il vaccino, il costo conti benefici è a favore. E anche io capisco che in un'ottica di politica sanitaria, non in un'ottica genitoriale, perché per quei 10 bambini che muoiono la tragedia della famiglia resta comunque una tragedia unica. Comunque, fatta questa premessa, perché mi rendo conto il tempo mio è poco e qui potremmo parlarne per giorni e giorni, dato che su ogni vaccino sono stati fatti studi enormi e per cui esiste una letteratura sterminata che dice tutto e il contrario di tutto e per cui che costringe chiunque si occupi di questi problemi a cercare sempre di verificare più che può tutto quello che succede. E io purtroppo o per fortuna ho avuto occasione di verificare anche con indagini estremamente raffinate, perché in molti casi la magistratura ha imposto degli accertamenti estremamente costosi con dei kit che venivano dall'America eccetera eccetera, e per cui ho potuto constatare proprio i danni da vaccinazione. Tanto per dire un caso relativamente recente di un bambino morto al seguito della vaccinazione antimorbillo a Padova, in cui si aprì ovviamente una indagine penale e il giudice autorizzò tutti i controlli possibili e tutte le spese anche sui kit, e era consulente del giudice il dottor Zancaner, medico legale di Padova, e con suo stupore, anche con mio in parte devo dire, perché in casi di bambini deceduti non è ben difficile che io fossi coinvolto. I genitori, quando gli muore un bambino, vogliono metterci una pietra sopra e non saperne più nulla.
In questo caso i genitori erano particolarmente sensibili perché erano due infermieri, ma comunque, insomma, alla fine è venuto fuori che invece era stato proprio il vaccino antimorbillo. Questo comunque non risulta neppure su nessuna statistica ministeriale, né di Canale Verde, eccetera, eccetera, perché ho denunciato più volte questa cosa e mi è sempre stato detto che o loro non sono stati informati, vabbè, dovrebbero essere informati, dato che c'è stata un'indagine ad altissimo livello, come quella disposta dalla magistratura, e comunque. Questo è tanto per fare un esempio, ma esempi ne potrei fare centinaia e centinaia, perché in oltre 20 anni, perché poi la cosa sta poi crescendo in un modo impressionante, e in effetti ci sono alcune cose sulle quali io invito solo a riflettere, perché sono solito ritenere che la verità in senso assoluto sia ben difficile da trovare, insomma. Io invece mi invito solo alla riflessione, e alla riflessione su fatti. E per esempio invito alla riflessione su una cosa agghiacciante. I casi di autismo in Italia stanno aumentando in un modo veramente sconvolgente. Vi garantisco, io ho cercato di andare indietro negli anni e veramente devo dire, allora, questo a cosa è dovuto? Ma allora, non mi permetterei mai di affermare sono le vaccinazioni, sarebbe assurdo, sarei disonesto io. Io dico che sono anche le vaccinazioni, e questo l'ha detto anche una commissione parlamentare che si è espressa, credo un anno fa, credo l'estate scorsa, proprio su questa cosa, che dice in effetti è possibile che l'autismo sia anche favorito dalle vaccinazioni. Questo imporrebbe per cui una ricerca il più approfondita possibile, ma soprattutto impone per dei legislatori responsabili di togliere l'obbligo. È impensabile produrre il danno che produce la vaccinazione obbligatoria. Certo, sarà dura per i genitori, anche quando avranno fatto la scelta di vaccinare, ritrovarsi poi con un bambino danneggiato. Ma almeno è una scelta che hanno fatto, e mi auguro che sia una scelta consapevole, perché se si fa una legge contro l'obbligo bisogna fare anche una legge sull'informazione, ma non sull'informazione intesa come pubblicità del vaccino, ma sull'informazione da tutti i punti di vista, per cui un genitore sia poi in grado di scegliere quello che ritiene più opportuno per il suo bambino. Le esperienze in questo senso, per esempio l'esperienza della Regione Veneta, dimostra in modo evidente che lì non sono crollate le vaccinazioni come qualcuno temeva. Secondo me non viene fatta nemmeno lì un'adeguata informazione, ma questo è ancora un altro discorso, no? Ad ogni modo le vaccinazioni si continuano a fare, eccetera, eccetera. La percentuale addirittura è prevista anche da Canale Verde come una astensione che non comporta rischi per la popolazione. Sapete la storia dell'effetto gregge, no? Cioè, per cui i non vaccinati sarebbero tutelati dai vaccinati. Vabbè, secondo me i non vaccinati hanno di fatto con le loro battaglie ottenuto un successo clamoroso a vantaggio di tutti, anche dei vaccinati, quando hanno fatto sì che le ditte farmaceutiche togliessero il mercurio dai vaccini. E tutto questo è stato dovuto proprio a questi genitori, perché questi genitori avevano trovato un filone facile di difesa per non vaccinare i loro bambini. In tribunale dicevano: noi non vacciniamo i nostri figli perché dentro i vaccini c'è il mercurio, e il mercurio è pericoloso. E a questo punto i giudici hanno cominciato a dire: ci sembra che abbiano ragione, e per cui a esonerare dalle vaccinazioni un numero sempre più consistente di bambini. È chiaro che le ditte farmaceutiche a questo punto hanno dovuto correre ai ripari, perché lì sì si cominciava a far sì che molti bambini non venissero vaccinati e i vaccini venissero rifiutati, e per cui si sono impegnati e hanno cominciato a eliminare il mercurio dai vaccini. Adesso la stragrande maggioranza dei vaccini
non contiene mercurio o comunque ne contiene pochissimo. D'altra parte contiene altre sostanze e anche queste sicuramente bene alla salute non fanno, però sono necessarie perché sennò i vaccini diventano ancora più pericolosi. Ora, in questo senso una informazione è fondamentale in modo che la gente smetta di delegare in questo caso allo Stato, alla Regione o a chi per esso, insomma, problemi di propria salute, ma sia informato e faccia delle scelte consapevoli. Grazie. Grazie, dottor Miedico. Passo la parola alla dottoressa Lesmo, ricordandole la brevità, perché il dottor Miedico ha un pochino debordato, ha usato il doppio del tempo a disposizione di entrambi, però la cosa è interessante, quindi non badiamo tanto a quello, però le raccomando un pochino più di sintesi. Grazie. Anche per avere poi il tempo di una replica dopo gli interventi dei commissari, perché tutto sommato credo che potrà essere interessante. Allora, io ho cercato di concentrare il mio intervento su una piccola riflessione su quello che sono le vaccinazioni oggi, parliamo di vaccinazioni di massa, e su quello che noi conosciamo oggi sulle risposte immunitarie dei bambini molto piccoli. Mi riallaccio al maggior organismo mondiale che si occupa di malattie infettive pediatriche e di immunologia e che stabilisce quali siano i calendari vaccinali, cioè lo statunitense Comitato per le Malattie Infettive dell'American Academy of Pediatrics. Questa è l'ultima sua pubblicazione che si chiama Red Book, che viene aggiornato ogni 3-4 anni. Ho riportato sia la sezione che la pagina. Secondo quindi il principale organismo mondiale che dice che le vaccinazioni sono utili, il fine ultimo di quest'ultima è l'eradicazione delle malattie. Il fine intermedio è la prevenzione di una specifica malattia in un individuo o in un gruppo di individui e l'immunizzazione attiva attraverso i vaccini, passiva attraverso le immunoglobuline, devono essere priorità sia nel lattante che nel bambino, che nell'adolescente e che nel giovane adulto. Lo stesso comitato scrive: i germi continueranno a circolare nonostante le vaccinazioni di massa, facendo così da richiami naturali. Un successo vaccinale, cioè il 100% dei vaccinati, ridurrà la circolazione di quello specifico germe e quindi indebolirà i richiami naturali. Da ciò deriva che si avrà un indebolimento dell'immunità indotta dalle vaccinazioni e sarà necessario continuare a vaccinare, cioè numerosi richiami. Vi ho riportato il calendario vaccinale proposto dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, che è molto più ampio di quello che è previsto dalla stessa American Academy of Pediatrics. Le obbligatorie sono 4. In realtà, se voi vedete, solo alla prima dose, al terzo mese di vita, vengono proposti ben 7 vaccini, di cui 6 fatti tutti insieme con una intramuscolo, 7 con un'altra contemporanea. E addirittura viene proposto il rotavirus, come viene proposto la vaccinazione antinfluenzale nel primo anno di vita. Sempre il Comitato sulle Malattie Infettive dice: le vaccinazioni sono state utili per eradicare il vaiolo 1977, eliminare la polio parolitica nel 91. Inoltre sappiamo che la difterite è diventata rara nel mondo occidentale, come sono diminuiti i casi di morbillo e rari decessi del tetano. Tuttavia la morbilità della poliomielite ha iniziato a diminuire nel 1920, ben prima che fossero messi a punto i vaccini. Come la stessa mortalità per il morbillo e per la pertosse, diminuita ben prima dell'introduzione dei vaccini. E qui vi cito le statistiche statunitensi perché sono quelle più attendibili. La stessa epatite da virus B in Italia è diminuita prima che diventasse obbligatoria la vaccinazione. Vi ho riportato per brevità alcuni diagrammi che mostrano l'andamento in questi casi del numero di tubercolosi attiva nella Repubblica Federale della Germania ben prima che venisse introdotta la vaccinazione. Il triangolo grigio corrisponde al periodo in cui diventò obbligatoria la vaccinazione.
Questa invece non è il numero di casi, ma è riferita alla mortalità per tubercolosi, sempre Germania federale, dopo il 56. La zona grigia è quella che corrisponde all'inizio delle vaccinazioni obbligatorie. Qua invece vediamo la mortalità, quindi non il numero di casi, per la pertosse, e qua sempre nel gruppo tedesco vedete che i casi di la mortalità per pertosse è diminuita molto prima dell'introduzione dello stesso vaccino. Questa invece è l'incidenza di morbillo negli Stati Uniti. Vedete che i picchi sono andati via via diminuendo di intensità fin quasi ad azzerarsi molto prima che venisse introdotta la vaccinazione. Lo stesso OMS dice che per ridurre la mortalità infantile è più efficace migliorare le condizioni alimentari e igieniche, e storicamente si ritiene che una riduzione della mortalità infantile sia dovuta alla disponibilità dell'acqua potabile, alla disponibilità di un cibo di qualità migliore, l'invenzione dei frigoriferi che consentivano di mantenere cibarie più fresche e quindi più ricche di vitamine, la costruzione di fognature e cimiteri una volta le fogne erano a cielo aperto e naturalmente la disponibilità di antibiotici. Qui parliamo di vaccinazioni di massa, quindi ci allontaniamo dall'analisi delle caratteristiche specifiche di una persona e del rischio specifico che può avere di contrarre una malattia specifica, ma parliamo di vaccinazioni che vengono fatte su larghissime fasce della popolazione, in età molto precoce, quando ancora non si sa se quel bambino ha una fragilità, perché è vissuto ancora poco tempo. La riflessione che metterei a fare è quella, quanto oggi sono invalide in termini di efficacia, di sicurezza, di schede vaccinali e di obbligatorietà. Riguardo all'efficacia, la presenza di un titolo anticorpale specifico non garantisce la protezione dalla malattia. E informazioni presentate da case produttrici diverse di stessi vaccini dichiarano che può non esserci una correlazione diretta fra la misurazione di un titolo anticorpale specifico e la risposta protettiva. Inoltre, sappiamo da studi più vicini negli anni che le acquisizioni delle funzioni sul sistema immunitario indicano in realtà che i vaccini possono interferire con la corretta maturazione del sistema di difesa. Esiste anche un'ecologia delle popolazioni batteriche e virali che ha come effetto di promuovere ceppi più virulenti se alcuni ceppi vaccinali sono diminuiti di numero. Cioè, in pratica cosa succede? Che se si vaccina una larga fetta della popolazione nei confronti di una malattia sostenuta da uno specifico ceppo batterico, la riduzione di questo lascerà spazio nella sua ecologia ad altri ceppi più virulenti. Allora, riguardo alla sicurezza, purtroppo per gli effetti avversi, il nostro sistema di farmacovigilanza è scarsamente attendibile, per cui io considero sempre quello che scrivono le agenzie governative statunitensi. Vi ricordo che negli Stati Uniti ogni medico ha l'obbligo di segnalare qualunque evento succeda dopo un vaccino, può essere correlato o meno, ma devono segnalarlo. Se non lo vaccinano, gli tolgono la licenza di esercizio, quindi diciamo i numeri sono molto vicini. Ora, la stessa American Academy of Pediatrics dice reazione da ipersensibilità ai componenti del vaccino fino allo shock anafilattico, oppure reazioni locali all'iniezione, da granulomi agli ascessi, alla necrosi tissutale. Nell'adolescente sono frequenti le sincopi, purtroppo anche danni neurologici sino al decesso sono possibili. Ora, sarò brevissima, però mi interessa che voi sappiate, nel caso volete andare alla fonte, che esistono queste agenzie governative statunitense. Una, la CDC, che registra le malattie e nello stesso tempo accetta tutte le segnalazioni di avvenimenti, di patologici avvenuti dopo le vaccinazioni. E in questa sub-agenzia che si chiama VAERS ha definito come reazioni avverse di quelle a breve termine, quindi che avvengono nei primi 30 giorni dopo la vaccinazione, a medio termine dai 30 a un anno e a lungo termine.
Allora ve le ho, le potete leggere. Sempre riguardo alla sicurezza a medio termine abbiamo anche le sindrome autistiche, oltre a Guillain-Barré, che è forse la più famosa perché è stata spesso seguente a campagne vaccinali contro l'influenza. Purtroppo le malattie demielinizzanti, oltre all'asma e alle allergie, poi queste sono facilmente intuibili. E queste sono altre segnalazioni riportate. Volevo, ecco, altri dati che possono far dubitare sulla sicurezza dei vaccini: l'aumento dell'epatiti concomitanti alla vaccinazione antipolio di massa, 1963 in Italia, poliomielite da vaccino a virus vivo, lo sapevamo, Guillain-Barré dopo le campagne influenzali è abbastanza comune, purtroppo aumento della distrofia muscolare, del diabete infantile e delle allergie. Purtroppo disabilità dello sviluppo come l'autismo e i disturbi dell'attenzione con o senza iperattività, quello che si chiama danno cerebrale minimo, minimal brain damage, erano veramente rari prima di queste super vaccinazioni di massa. È aumentata anche l'epilessia infantile farmacoresistente del 30%. In Africa sappiamo che alcune vaste aree sono senza sistema sanitario, i bambini non vengono vaccinati. Purtroppo si è visto che quando associazioni no profit fanno campagne vaccinali si ha un'impennata dei casi di AIDS e purtroppo anche di autismo che prima non conoscevano. È una cosa che deve far riflettere il fatto che le uniche aree mondiali dove non vengono registrati casi di autismo sono le comunità Amish statunitensi della Pennsylvania e dell'Iowa, che non vaccinano i propri bambini. C'è anche una discrepanza in ciò che dichiarano le ditte produttrici sugli effetti avversi. Vaers, ecco, questa è un'altra fonte importantissima, raccoglie le segnalazioni di effetti avversi alle inoculazioni di vaccini. Alcuni di questi sono seri, quindi ospedalizzazione ma anche malattie a rischio di morte. Il VAERS raccoglie segnalazioni ma non stabilisce il nesso causale. Il nesso causale invece viene stabilito da questo, ecco, questo qua. Sempre in America esiste questo National Childhood Vaccine Injury Compensation Act, cioè è l'equivalente alla nostra legge dei danneggiati da vaccini. Un'istituzione che raccoglie le segnalazioni di eventi avversi possibili dopo i vaccini e poi stabilisce se il nesso c'è stato un nesso o meno, un nesso di causa-effetto. Ora, questi sono gli ultimi dati, 88-2013, su più di 12.000 casi considerati con ben più di 1.000 decessi, sono stati riconosciuti più di 3.000. Anche se i numeri sono piccoli, chi di quei 3.000 è capitato è il 1.000 per 1.000. E comunque voglio dire, non si può sostenere, come purtroppo fa una parte del mondo cosiddetto scientifico, che i vaccini non possono causare danno. Questi sono particolari, comunque poi li potete vedere con calma. Il problema del timerosal, questo è un composto mercuriale che viene non più aggiunto alle fiale di vaccini, ma viene comunque utilizzato nella filiera vaccinale in quanto è il veleno biologico più potente che esiste, poiché i vaccini vengono coltivati su colture cellulari per evitare che vengano che il prodotto finito venga contaminato da batteri, viene aggiunto un tossico. Oltre al mercurio, che comunque anche se in quantità minore che una volta è sempre presente, nei vaccini troviamo alluminio e parecchio, formaldeide, la formaldeide si chiama anche formolo ed è cancerogeno, poi i trimetorfani, che comunque sono ancora sali mercuriali, i polisorbati 20-80, questi aumentano la permeabilità della barriera ematoencefalica, poi vi spiego perché è importante. Comunque ci sono delle sostanze che possono che vengono messe per aumentare la risposta immunitaria. Ora, ecco, brevemente, il sistema immunitario del bambino non è quello dell'adulto. Questo è un grafico semplice che vi fa vedere il picco. È dato dall'aumento dagli anticorpi che il bambino
il neonato ha alla nascita e sono anticorpi che gli vengono regalati dalla mamma. Il bambino alla nascita non è in grado di produrre queste categorie anticorpali e col passare del tempo impara a costruirlo. Il sistema immunitario del bambino piccolo, ricordo che il bambino sotto l'anno si chiama lattante, ha questa caratteristica, prevale la risposta TH2. Per i non tecnici ricordo che a grandi linee esistono le popolazioni linfocitarie TH1 che dà luogo alla formazione di anticorpi misurabili nel sangue, il TH2 che è responsabile degli anticorpi misurabili nel sangue e il TH1 che è responsabile della risposta che si chiama mediata dalle cellule. Questa parte del sistema immunitario è più difficilmente testabile perché le cellule di questa parte del sistema stanno nei tessuti e noi abbiamo facilmente accesso soltanto al sangue piuttosto che alle urine, non certo ai tessuti. Ora, esiste fra questi due bracci del sistema immunitario un terzo braccio che modula tutte e due le risposte in modo che né l'una né l'altra diventino eccessive. Nel bambino molto piccolo prevale la risposta in TH2. Ora, cosa può succedere? Un sistema immunitario immaturo, bersagliato da numerosi stimoli vaccinali, ciascuno dei quali con una serie di molecole che amplificano la risposta immunologica, può rispondere in modo sbilanciato. Se risponde in modo sbilanciato con una prevalenza dell'attività dei linfociti TH2, si ha un'enorme quantità di interleuchine 4 e 5 e un'iperproduzione di anticorpi IgE che sono gli anticorpi responsabili delle reazioni allergiche, perlomeno di tipo acuto. E quindi uno sbilanciamento in quel senso aumenterà il rischio di quel che chiamiamo atopia, cioè di malattie allergiche. Se invece si ha uno sbilanciamento del sistema nel senso di un'iperattività della risposta mediata dei TH1, si ha una iperproduzione di interferone e di interleuchina 12 e di ossido nitrico che aumentano la permeabilità della barriera ematoencefalica, che è una struttura più funzionale che anatomica che protegge il cervello. Ora, se non viene correttamente modulata la risposta in TH1, la fase autoimmune della risposta infiammatoria che è sempre presente può travalicare l'effetto voluto, superare la barriera ematoencefalica e scatenare una reazione autoimmune verso il tessuto nervoso. Mi permetto solo di comunicarle che fra 7 minuti dobbiamo chiudere la commissione, non c'è nemmeno spazio per le domande. La invito davvero a concludere. Ok, grazie. Questa è la conclusione, penso di essere stata, ecco, questo è quello che vi ho detto. Quindi troppe vaccinazioni diventano uno stimolo abnorme al sistema immunitario, inducono depressione immunitaria perché sbilanciano un braccio e non gli altri, possono indurre fenomeni autoimmuni, addirittura modificazioni genomiche che non sono quelle genetiche, e possibile scatenamento immunoallergotossico con danno del tessuto nervoso. Questo riguarda la malattia che non è più, in questo caso la polio, non è più finita. Quindi concludo, l'argomento naturalmente avrebbe implicato più tempo, però penso di aver dato già degli input che possono essere di qualche utilità. No, purtroppo il regolamento è quello e vi è stato trasmesso durante la comunicazione sull'audizione. La relazione iniziale dura 10 minuti, ne avete usati 37. Quindi non è che richiedeva più tempo. Chiedo se ci sono interventi a questo punto brevi, ovviamente da parte dei commissari, dando per scontato che non ci sarà la replica, ma eventuale risposta scritta da parte degli auditi. Presidente Borghetti, prego. Sì, l'argomento è evidentemente molto delicato e i tempi sono per forza contingentati, ci sarà sicuramente modo di ritornare perché noi siamo qui, ricordiamoci, nel contesto di un'audizione a proposito di un progetto di legge depositato
in Consiglio regionale. Tra l'altro la domanda preliminare sarebbe se il livello regionale è competente per una materia di questo tipo, che è difficile immaginare possa essere regolamentata in maniera diversa da regione a regione. Anche questo è un quesito su cui bisognerebbe un attimo attardarsi. No, abbiamo sentito nella prima relazione affermazioni significative sulle quali si può anche concordare, del tipo che ci sono interessi commerciali dietro alla produzione di vaccini, che ci sono risposte dannose alla somministrazione di vaccino, che ci sono stati casi di malattie eradicate per cui poi è continuata comunque la somministrazione del vaccino relativo, e anche affermazioni del tipo ho visto tanti danni da vaccino, mi sono segnalato questo tipo di affermazioni. Tutte questioni su cui si può facilmente convenire, ma credo che anche rispetto alle ultime indicazioni di tipo più scientifico e medico che ci venivano date nella seconda relazione, si comprenda come temi di questo tipo vanno affrontati con il più stretto e possibile approfondito rigore metodologico, nel senso che non è la politica certamente quella che può dare risposta su il livello di obbligatorietà che va previsto per campagne di vaccinali piuttosto che non obbligatorietà. Tra l'altro noi, documentandoci per questa audizione, so che non ho tempo quindi sto già per andare verso la conclusione, abbiamo trovato altrettanti pareri autorevoli rispetto in particolare alla questione della relazione tra vaccino e autismo, che dicono il contrario di quello che è stato affermato nella prima relazione, cioè che ci sarebbe una relazione tra l'aumento dell'autismo e le campagne di somministrazione di vaccini. In particolare c'è un documento dell'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo posso citare testualmente, che dice che i dati epidemiologici disponibili non mostrano nessuna evidenza di correlazione tra il vaccino per morbillo, rosolia e parotite e l'autismo. E lo stesso vale, dice l'OMS, per ogni altro tipo di vaccino infantile. Questo in risposta a una famosa ricerca, Wakefield chiamata, denominata, che in Gran Bretagna aveva portato poi a un brusco calo di vaccinazioni passate dal 92 all'87%, con la contestuale esplosione di una vera e propria epidemia di aumenti di casi di encefalite da morbillo. Per cui se io sto a questo documento dell'OMS deduco che in questo caso la diminuzione di vaccino ha portato invece a un aumento di una vera e propria epidemia di una patologia particolarmente grave. Quindi credo che non sia in questo momento possibile mettere su una bilancia i pro e i contro e decidere che cosa sia giusto o non sia giusto fare. Certamente una serie di questioni che abbiamo sentito citare sono tutte da vagliare rispetto a valutazioni di carattere scientifico molto 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 precise, sapendo che c'è sempre comunque un'area di incertezza, perché anche la scienza ahimè non ci può dire verità assolute sempre e comunque. Ecco, per cui le domande sarebbero: come siete in grado voi di confermare, di supportare dal punto di vista scientifico, al di là di quello che avete detto, la proposta di rendere volontaria e non più obbligatoria la somministrazione di vaccini? E in particolare penso che comunque non si possa fare un discorso che prescinde dal vaccino, in particolare da singoli particolari vaccini, cioè non si può fare probabilmente un discorso che riguarda tutti i vaccini, ma può riguardare alcuni piuttosto che altri, e in questo non è chiaro, da quello che avete detto voi, se distinguete da vaccino a vaccino oppure se quello che sostenete vale in generale per tutti i tipi di vaccino. Mi sembra che rispetto a quello che avete chiamato nesso casuale tra la somministrazione di vaccino e gli esiti, appunto, sia difficile sostenere tesi, in particolare alcune tesi di quelle che avete voi supportato. Premettendo, l'ho promesso perché ci tengo, che alcune considerazioni che voi fate sono estremamente delicate e importanti, che ci siano interessi commerciali dietro la somministrazione di certi farmaci piuttosto che altri, e purtroppo agli onori della cronaca abbiamo visto cosa riportano i giornali rispetto alla vicenda di quel farmaco per gli occhi. Quindi sappiamo e siamo consapevoli di questo problema, però certamente pensare tout court di liquidare l'argomento dicendo i vaccini
possono portare a un problema, quindi rendiamo facoltativa la somministrazione di vaccini, ci sembra un approccio piuttosto azzardato, considerando gli enormi, comunque accertati, benefici che la popolazione mondiale in questi decenni ha potuto avere grazie alla somministrazione di vaccini che hanno definitivamente eradicato patologie molto importanti che hanno falcidiato milioni di persone nella storia. Quindi ci sembra difficile poter fare una valutazione in questa commissione, ma ci sembra altrettanto difficile pensare che sia un progetto di legge di stampo regionale a affrontare questa questione. Grazie Presidente Borghetti. Consigliere Violi, prego. Sì, molto brevemente. Chiederemo, giusto perché è giusto avere le campane diverse, l'audizione della CITI, della società italiana che raggruppa i medici di medicina preventiva. In particolare chiederemo la presenza del professor Paolo Bonanni, che è un coordinatore di un board, su un gruppo di lavoro sui vaccini, e del presidente, dottor Ceratti. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, noi abbiamo richiesto questa audizione perché riteniamo l'argomento vaccini molto importante e anche sulla base di una legge regionale che esiste già dal 2007, che è quella del Veneto, quindi oltre che per similitudine, non so, per questioni politiche, cioè il Veneto è gestito e governato da anni dal centrodestra. Anche il Piemonte, prima di tutta la catastrofe che è successa negli ultimi mesi, stava lavorando in ordine di un dibattito almeno verso l'abolizione dell'obbligatorietà, quindi per noi era importante mettere al centro del dibattito, ben vengano anche altre persone, però davvero che non si spenga qua la cosa, perché è un dibattito molto importante, molto sentito dalle persone ed è davvero interessante svilupparlo e informare le persone per quello che sono i benefici e i danni invece che i vaccini possono provocare ed eventuali scelte politiche, perché su quello su cui non concordo con il collega Borghetti è che la politica non si deve occupare di queste cose. La politica si deve occupare di queste cose, non per forza dobbiamo prendere tutto come oro colato e domani mattina scegliere con leggerezza, approfondiamo, manteniamo vivo e aperto un dibattito e poi scegliamo anche secondo coscienza. Grazie. No, l'argomento è estremamente importante e interessante, quello delle vaccinazioni in generale a 360 gradi, questo è fuori discussione. Concordo con il Presidente Borghetti sul forte dubbio del chi sia competenza, se è certamente il nostro livello o se è un livello nazionale o addirittura rifacendosi a linee guida ovviamente internazionali. Quindi per quanto riguarda Regione Lombardia concordo con il consigliere Violi e comunque ringrazio per aver sollevato questo tipo di problema. Faremo anche l'audizione della controparte giustamente per cercare di sviscerare la questione, però sempre in quella raccomandazione che siamo una commissione consiliare, non siamo l'Istituto Superiore di Sanità. La politica deve prendersi le proprie responsabilità, deve fare delle scelte ovviamente, e però le deve fare su raccomandazioni scientifiche e non è questa la sede del discernimento scientifico. Ciò nonostante io vi ringrazio perché comunque avete portato all'evidenza di questa commissione quello che è un problema, comunque una delle visioni del problema. Non solo, ma in funzione delle richieste specifiche del Presidente Borghetti o in generale, sì, no, ma questo non... la richiesta specifica di ulteriore documentazione scientifica, questo vale in maniera un pochino più diffusa. Tutto ciò che avete trasmettetecelo, perché anche in previsione, se decideremo, come mi sembra che si sia deciso, di andare avanti con questo filone delle vaccinazioni, credo che tutto possa essere davvero veramente molto utile. Prego. Precisazione al signor Borghetti. La questione, io sono un medico, no? Ma la questione dell'obbligatorietà o meno è una questione politica, non medica. Io ho portato. Però è il recepimento da parte della politica, ecco, di raccomandazioni medico scientifiche. Però anche su questo allora bisogna rendersi conto, bisogna informarsi e andare a vedere. Nel mondo solo l'Italia ha le vaccinazioni obbligatorie.
Per cui è una scelta di civiltà di tutto il mondo di lasciarle facoltative, perché la gente possa e debba scegliere, insomma, perché è solo l'Italia. Per cui secondo me una norma di questo tipo fatta dalla Regione Lombardia non va che a uniformarsi sulla situazione delle altre normative europee. Sì, io non sono così convinto che sia lecita la normativa regionale, questo è ancora per un altro, è un altro campo di applicazione. Condivido anche io, come secondo me non è tanto lecita quella del Veneto, quindi io ho solo questo dubbio normativo. Ecco, però l'obbligatorietà esiste solo in Italia e questo deve farci riflettere. Negli altri paesi non abbiamo più malattie infettive, eppure le vaccinazioni sono facoltative. Presidente, però questo è importante, perché se la mancata vaccinazione non producesse danni alla popolazione, allora questo potrebbe risolvere il problema della politica, cioè non fa danni, ma se invece ci fosse la dimostrazione della scienza che non vaccinarsi provoca danni anche al mio vicino, alla popolazione, di cui la politica non può non farsi carico di questa cosa. Io sono convinto che la politica deve farsi carico, lo dico al consigliere Violi, deve farsi carico in maniera corretta. La politica non può dire se funziona o non funziona un vaccino, se c'è correlazione tra autismo. La politica non può, però l'obbligatorietà è chiaro. La politica deve dire qualcosa, lo deve dire in senso anche eventualmente di obbligatorietà, qualora la mancata adozione di provvedimenti crei un danno alla popolazione. Cioè noi vogliamo l'Europa? No, certo, ma bisogna approfondire e capire perché sì. Perché no, ma non è che adesso in tre minuti noi possiamo risolvere il problema delle vaccinazioni. Comunque, dopo i tempi nostri sono questi, io veramente vi ringrazio, ma devo chiudere la commissione. Grazie a tutti.